il santo sacrificio della messa, il ringraziamento a Dio per la fondazione Gesù Liberatore. La fondazione è nata un anno fa come strumento più adatto, più sicuro per l'avvenire di questo centro nato tanti e tanti anni fa. Però la fondazione è nata molto tempo prima. È nata nella visione dell'uomo d'oggi, sofferente nell'anima e nel corpo, che ha bisogno di Cristo, proprio in un'epoca in cui il mondo si ostina ad emarginare Cristo, suo vero Salvatore e Liberatore. È nato dal desiderio di offrire un centro propulsore per favorire l'incontro dell'uomo con Cristo Signore, per provare l'amore di Lui, l'amore che salva. La fondazione è nata tanti e tanti anni fa. Si è realizzato soltanto ora, è nata quando all'appello che avevamo fatto nel 1982 rispose una fanciulla di 16 anni, non senza ispirazione divina, che donò questo luogo ereditato dalla nonna per un centro propulsore, per l'edificazione di un tempio a Gesù Liberatore e perché in questo luogo venisse accolto l'uomo sofferente che ha bisogno di Cristo. Ed allora che la cooperativa che si costituì allora, formata da volenterosi, uomini validi che condividevano questo asillo di riaffermare la centralità di Cristo nell'epoca d'oggi, di affermare il bisogno che l'umanità ha di Cristo per guarire da tutti i suoi mali, è da allora che abbiamo cominciato a lavorare. È stato allestito questo luogo, recinto di mura, è stata issata la croce nel centro del campo e a poco è venuto su questo capannone che è stato poi arredato e in cui da 12 anni svolgiamo la nostra attività. Un'attività che ruota attorno all'uomo da salvare, nello spirito che ci viene dal grande movimento del rinnovamento nello spirito, dallo spirito che ci viene dal più grande carismatico della storia, Francesco d'Assisi, la cui spiritualità noi incarniamo. La nostra divinità che, come dicevo appunto, ruota attorno all'uomo che vogliamo raggiungere nei tre parametri, nella relazione a Dio, nella relazione agli uomini e alla società, nella relazione a se stesso. L'uomo è squinternato da Dio, divento da Dio, divento dal suo capo che è Cristo, è destinato a perire
perde il suo orientamento, perde colui che è il suo fondamento, perde colui che è il suo medico e la sua medicina, perde il suo salvatore. Ecco perché la prima attività nostra è di riallacciare l'uomo a Dio attraverso Cristo, Signor nostro. Le riunioni di preghiera, la preghiera personale, il colloquio personale che noi offriamo a tutti i sofferenti dell'anima e del corpo, mira appunto a questo, aggancia a Dio. La preghiera per l'ammalato, sull'ammalato, ma soprattutto con l'ammalato, la preghiera con i sofferenti, è una preghiera che risana. Sappiamo anche il valore terapeutico riconosciuto dalla scienza, il valore terapeutico della preghiera. Ecco perché insistiamo nella preghiera per consentire all'uomo di ritornare a Dio, di guardare in alto, di agganciarsi a Cristo, suo Salvatore, e di essere salvato da Lui in tutti i tuoi bisogni spirituali, psicologici e fisici. Non c'è altro Salvatore dato all'uomo, dato alla società e dato al singolo, se non Cristo Signore. La centralità dell'incarnazione è un punto fermo che vogliamo ribadire contro tutte le dottrine estranee, contro l'andazzo del mondo. È l'assillo di San Francesco, è l'assillo nostro, è l'assillo del rinnovamento dello spirito. Cristo è al centro dell'universo, ma è al centro dell'umanità. Gesù è il Signore, questo è il nostro motto. Gesù è il Signore. Ecco perché vogliamo riportare l'uomo a Cristo e Cristo all'uomo oggi. Tutti gli sforzi nostri sono concentrati in questo. Questo significa salvare l'uomo oggi. Vogliamo assistere l'uomo. Non soltanto vogliamo agganciarlo a Dio con la preghiera, ma vogliamo mostrare il vero volto di Cristo, il volto dell'amore, ripetendo il gesto del Samaritano. Quel Samaritano amava l'uomo che era per terra, negletto dal sacerdote, negletto dal levita. Si china sull'uomo, soccorre l'uomo, lo porta all'albergo, si prende cura di lui. E dice poi al dottore della legge, va e fa tu lo stesso. Ecco, chinarci sull'uomo, assistere l'uomo, versare sull'uomo il vino della purificazione del Viagra e l'olio della consolazione. Venire in contatto con tutti gli uomini, soprattutto con i sofferenti nello spirito, i sofferenti del corpo. Ecco il punto centrale, ecco l'opera principale che noi vogliamo portare avanti in questo centro, Gesù Liberatore. E il terzo settore della nostra attività riguarda l'uomo in se stesso, l'uomo sconquastato, sconquastato dal peccato, sconquastato nella mente da dottrine false, sconquastato nel corpo. L'uomo che immagine di Dio, ridare all'uomo la coscienza della propria dignità. Ecco le catechesi, i corsi di formazione, la parola scritta e la parola parlata, perché l'uomo prenda coscienza di se stesso, che è figlio di Dio, e che il suo destino non si chiude qui sulla terra, ma si apre al cielo, dare ancora speranza all'uomo, erigere l'uomo ricurvo, come diceva San Bonaventura, e fare dell'uomo ricurvo l'uomo eretto. Su questi tre settori noi svolgiamo la nostra attività,
attività che ruota, come diceva, attorno all'uomo. Ed è l'amore di Cristo che ci spinge a questo. È l'amore stesso che spingeva Francesco a guardare a tutti gli uomini come membro di Cristo e ad andare in mezzo agli uomini per fermare Cristo. È l'amore di Francesco che arde nel nostro cuore e nel cuore di questi collaboratori che si sono affiancati per portare avanti quest'opera. Siamo arrivati così alla fondazione. È stata preceduta la fondazione dalla cooperativa che ha lavorato per tanti e tanti anni. Abbiamo qui l'onorevole Iocolano che ha diretto per 11 anni la cooperativa, che l'ha amministrata bene e con la collaborazione di tanti altri ha realizzato questo centro, quest'opera. Io lo ringrazio e ringrazio tutti gli altri collaboratori della cooperativa che hanno fatto tanto per realizzare questo centro, per rendere così questo luogo un luogo aperto a tutti. La fondazione è uno strumento più adatto per poter continuare l'opera. Io sono contento questa mattina perché ho con me il mio superiore provinciale, ho attorno a me i miei confratelli. Sono sicurezza per me e per tutti noi. Essi condividono perché figli di Francesco quest'opera, per cui, come si suol dire, ho le spalle al sicuro. Ma ho anche tutti rinnovamenti nello spirito, in cui mi sono alimentato, che mi ha dato tanto, tutti i gruppi del rinnovamento dello spirito che hanno in questo luogo come la loro casa dove si ritirano per riflettere, dove vengono a cantare le lodi del Signore. È per questo che sono contento, perché tutti i rappresentanti dei gruppi di rinnovamento sono qui, in questo luogo che lo conoscono, in questo luogo che è come la loro casa, e prestano la loro opera nei diversi servizi. Ho qui, abbiamo tutti qui perché io sono uno di tanti. Abbiamo qui il consiglio quasi al completo. Sapete che la formazione del consiglio è di religiosi e di laici del rinnovamento dello spirito. Questo assicura un avvenire che noi crediamo sicuro, un avvenire che vediamo glorioso, perché in questa sinergia noi possiamo fare tanto. La fondazione ha l'inizio oggi, ma il futuro sarà più grande, più vasto, questo noi ci auguriamo. È partita questa opera con l'intenzione di erigere un tempio a Gesù Liberatore. Poi non è stato possibile, è stato fatto questo capannone provvisorio, in attesa di avere la licenza per questo grande tempio. Abbiamo un grafico qui elaborato recentemente di un tempio meraviglioso a Gesù Liberatore, che guardi un po' al Mediterraneo, espanda le braccia a destra e a sinistra, abbia cioè tutto il mondo davanti. È un progetto che il Signore ci dia grazia di realizzare, lo realizzeranno gli altri, ma io vorrei gettare il seme, vorremmo tutti questa mattina gettare il seme di questo grande tempio a Gesù Liberatore, liberatore degli uomini. E vogliamo avere accanto al tempio un luogo, un ambiente per accogliere gli uomini, per accogliere tutti i sofferenti,
Vogliamo avere una comunità di accoglienza, una comunità di adorazione, perché nella preghiera che riponiamo la massima fiducia, la nostra forza. Sono visioni del futuro che lasciamo nelle mani di Dio. Adesso c'è il presente, ci contentiamo del poco e ci impegniamo a lavorare indefessamente, perché gli uomini possono ricevere da Cristo quella luce necessaria per comprendere il loro mistero, il mistero della loro vocazione, perché gli uomini abbiano tutti gli aiuti necessari per vivere da uomini e per dare alla società un contributo, perché sia migliore, per additare a tutti una via che è la via dell'amore, l'unica via che è aperta agli uomini per ritrovare se stessi, l'unica via data alla società per essere una società di uomini, una società di figli di Dio. E adesso non mi resta che invitarvi tutti a ringraziare il Signore. Ringraziamo il Signore di tutto quello che ha fatto. Questo è il motivo di questa celebrazione. Ma vogliamo in questo momento fare il ringraziamento anche agli uomini che hanno qui collaborato. E vogliamo presentare la Fondazione nella sua compagine. Per il momento il presidente sono io, l'ultimo di tutti, perché il Signore io sono convinto, arciconvinto, che quando il Signore vuole realizzare qualche cosa, sceglie il meno adatto e l'ultimo. È lo stile di Dio, per cui è convinzione mia, è una realtà, è lo stile di Dio. Vicepresidente è l'onorevole dottor Paolo Iocolano, che è qui presente. Grazie maestro, cuore grande che mi è stato sempre vicino. Se possiamo noi presentarlo pure sì. Poi abbiamo i consiglieri. Primo consigliere è il mio padre provinciale, che mi succederà. Poi padre Paolo Piasconaro, padre Giuseppe Maniscalco. Poi abbiamo la signora Anna Maria Croce Savigni, questa nostra carissima sorella anziana, gioia nostra, sempre vicina a me, l'infaticabile Giuseppe Capodonico, sempre. E poi una figura di primo spicco, Florindo Masurco, che è qui davanti a noi, che è il segretario generale, che ha fatto tanto perché si realizzasse questa fondazione. Abbiamo il Collegio dei Revisori dei Conti, dottor Placido Leonardi, che è presidente, dottor Giovanni Castellesi, presente, il dottor Giovanni Rinaldi. Dobbiamo gli uffici della fondazione, facciamo tutto in famiglia per il momento. La segreteria generale è tenuta dal ragioniere Florindo Masurco, egli coordina tutto. L'ufficio pastorale è formato dal sottoscritto e da tutti i sacerdoti, i miei collaboratori. C'è l'ufficio amministrativo, ragioniere Angelo Calvino e signora Anna Savigni. L'ufficio di rappresentanza, onorevole Paolo Iocolano e padre Paolo Fiasconaro. L'ufficio editoriale, diffusione, stampa, cassette. Abbiamo il ragioniere
Angelo Calvino e San Giuseppe Campodonico. L'ufficio liturgico, il diacono Marcello Costantino e il ministrante Luigi Diliberto. L'ufficio logistico, signor Giuseppe Campodonico e Carlo Vullo. Ufficio tecnico, ingegnere Corrado Damiano, quello che ha eretto la croce, ha fu dedicato al cantiere navale. E geometra Renato Adamo, che tanto collabora con me. Archivi e cancelleria, signore Rosaria Benvenuti e Giuseppe Sanfratello, sono collaboratori in Nefesti. Poi abbiamo il consultorio Cristo Terapico. La nostra opera è la cristoterapia. Cristo è il terapeuta dell'uomo e il suo amore è la medicina. Per cui tutta l'opera nostra è un'opera che si può chiamare cristoterapica. E abbiamo un consultorio formato da 5 bravissimi medici che assicurino così ai sofferenti la loro assistenza, oltre il gruppo orante che è formato da tutti quelli i quali sono nel mistero di intercessione. Il gruppo, l'equipe cioè medica, è formata professor Ilaria Cassina, dottor Orietta Doria, dottor Luciano Fiorella, dottor Mimmo Parisi e il nostro carissimo dottore Calogero Roberto, l'assistente spirituale e il padre Giuseppe Maniscalco. Poi abbiamo la tavola dei servizi. Proprio sua figlia ha dato questo luogo, ereditato dalla nonna. Servizio di amplificazione, Sergio Basile e Mariano Presigiacomo. Servizio della custodia, l'infaticabile Natale Perricone, sempre qua. E Dino Messina. Servizio di fusione stampa, abbiamo Albertina e Rosario Nicausi. Servizio di fusione cassetta, c'è la nostra Francesca, così Giardina, sempre presente. Servizio musica e canto, signor Franco Cavallaro e Milena Montesanto. Servizio sacrestia e raccolta offerte, signore Maria Perricone e Angelo Plano. Servizio sistemazione salone, signor Franco Plano e Carmelo Sansone. Servizio vigilanza, servizio d'ordine, Natale Perricone e Dino Messina. Poi il coordinatore dei servizi interni e Giuseppe Campodonico. Così abbiamo il quadro completo. Ma dietro questo quadro ci sono tanti altri volontari, i quali lavorano per noi. C'è la famiglia della fondazione, sono 60 circa volontari che prestano così la loro opera e noi li ringraziamo tutti. E poi c'è tutto il rinnovamento dello spirito che è qui al servizio per dare gloria a Dio. C'è tutto il rinnovamento dello spirito, tutti i gruppi di rinnovamento che sono qui presenti. Noi ringraziamo tutti, benediciamo tutti e su tutti affidiamo la benedizione di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. E adesso vogliamo dare dei pergamene ricordo che sono così in due gruppi, dei pergamene a persone benemerite
della fondazione con la medaglia e poi le pergamene per tutti i gruppi di rinnovamento che hanno sostenuto me, questo luogo, con le loro presenze, con le loro offerte. Qui ci sarà qualcuno che darà gli avvisi in modo che noi possiamo distribuire in segno di omaggio tutti questi ricordi, e mi scusino se non a tutti possiamo dare una pergamena o una medaglia, però il Signore li ricompenserà in altra maniera e comunque un attestato l'avranno tutti. Alleluia. Alleluia.